un anno dopo. Puoi rimanere da solo con te stesso al silenzio. Puoi buttare via la TV e tutti i tuoi bisogni inutili. Puoi lasciare le scuse che non esiste la strada e cercare di crearla da solo. Lei, tra i pochi, lasciando il lavoro sicuro, la città, i tacchi, la famiglia che la accusava per immaturità, è tornata a vivere con qualità, in un piccolo paesino, dipingendo. Si chiamava Sofia e sapeva che la rivoluzione che aspetti, che desideri e descrivi con parole vere, questa rivoluzione è già cominciata. Non alle proteste in capitale, con i feriti e la polizia, ma lontano. I paesini che tu non vedi cambiano il mondo. Cooperazione, scambio, convivenza. I bambini imparano che la rivoluzione è l'arte, la creatività, la terra, un pensiero innovativo. Fuori dal sistema per cambiare il mondo. La collaborazione è la non esistenza dell'ego. L'amore senza aspettare. I sacrifici per qualcosa di più alto. Nessuno ti prenderà per la mano per farti imparare a camminare. Non sarà facile. La strada la trovi da solo e questa sarà la parte più bella al tuo percorso di vita. Si chiamava Sofia.